Nel recupero dell'undicesima giornata di Serie D, il Castelnuovo impatta in casa con il Fiuggi con il risultato finale di 1-1 ad Emili. Risponde Sowe, ma gli uomini di Di Fabio avrebbero probabilmente meritato di più, complici le numerose occasioni da gol prodotte nella ripresa. Nel prossimo turno ancora impegno interno per i neroverdi contro il quotato Porto d'Ascoli. Con le immagini di Danilo Di Giandomenico passiamo agli highlights della partita. Dopo una fase iniziale ad alta intensità, al settimo la prima occasione degna di nota. Forgione fa correre Potenza, il cui tiro cross è smanacciato in corner da Natale. Il Castelnuovo carbura gradualmente e al diciannovesimo si fa vedere con Emili, scaltro nello sfruttare la sgroppata di Degidio. La conclusione del numero 10 termina alta. Crescono alla lunga i neroverdi, che pungono anche da fermo con Degidio. Di pregevole fattura la risposta di Mejri, che gli nega la gioia personale del gol. Poco prima della mezz'ora però il Castelnuovo passa in vantaggio con Emili, pescato bene tra le linee. L'assolo del talento locale culmina con una conclusione da fuori, sporcata da Thomas, beffato Mejri ed 1-0 al comunale. Sulle ali dell'entusiasmo Ripa cerca un gol fantascientifico, la sua rovesciata è troppo centrale e viene ribattuta dall'estremo ospite. Nel momento più difficile l'Atletico Terme Fiuggi resta in partita e all'improvviso la pareggia. E il 39esimo minuto, quando il pallone carambola sui piedi di Sowe, il suo esterno destro è fulminante, infila Natale all'angolino. La partita è vibrante e divertente, i neroverdi potrebbero immediatamente riportarsi in vantaggio, ma l'incornata di Terrenzio si stampa solo sulla traversa. A rientro dagli spogliatoi le due compagini sembrano studiarsi reciprocamente. Al 13esimo ottima progressione sulla destra di San Severino, ottima anche la rifinitura per Ripa, che controlla il pallone ma spara alto. Un minuto più tardi azione fotocopia con il terzino che offre un cioccolatino per Ripa, impreciso di testa senza nessuna marcatura. San Severino è letteralmente scatenato, dai suoi piedi nascono tutti i pericoli di casa. Emili cerca la botta sul primo palo ma coglie soltanto l'esterno della rete. Alla metà della ripresa si mette in luce ancora Ripa, il suo offendente Rasoterra esce fuori di pochissimo. Sulla sinistra c'è anche Tancredi, il suo tiro cross è velenosissimo e per poco non sorprende Mejri. Nel momento di massima pressione il Castelnuovo resta in inferiorità numerica a causa del doppio giallo sventolato ai danni di Marianeschi. Il Fiuggi però non punge, si vede soltanto nel finale con Forgione, nessun pericolo per Natale e i suoi. Nel secondo minuto di recupero il solito Ripa a farsi vedere, l'intervento in chiusura di Frabotta vale come un gol. Non succede più nulla, Castelnuovo e Fiuggi si spartiscono la posta in palio al termine di un match rovente, ricco di colpi di scena. Abbiamo fatto una partita strepitosa e i ragazzi la volevano a tutti i costi fare, perché diciamo che nelle ultime partite il Castelnuovo c'è stato a sprazzi e quindi quello non è bastato sicuramente. Oggi ci voleva una prestazione di un certo tipo. I ragazzi dal primo all'ultimo minuto, anche quando siamo rimasti in 10, hanno creato 7-8 palle gol clamorose. Purtroppo in questo momento non ci gira per niente bene, anche io ve lo dico sempre, no? Non voglio mai parlare delle decisioni arbitrali, ma puntualmente ogni domenica è una cosa scandalosa, capito? Proprio metri di giudizio completamente opposti, e questo ti ha fastidio, perché io è vero che non voglio dare alibi ai miei ragazzi, però arrivi a un certo momento è talmente lampante la cosa che diventa, capito, diventa una cosa insostenibile, capito? Comunque quello che c'è di buono dobbiamo prendere, perché è una prestazione strepitosa che dobbiamo sicuramente continuare così. Beh sì, obiettivamente la squadra ha reagito bene a un campo nuovo, un campo veloce. E ha reagito bene anche al gol subito. Poi naturalmente nel secondo tempo abbiamo cercato più di ripartire e cercare di magari ottenere il massimo del punteggio. Comunque devo fare i complimenti al Castelnuovo, perché comunque è un'ottima squadra, ci ha messo in difficoltà e gioca bene, ha dei giocatori validi, però insomma devo comunque esaltare anche la prestazione della mia squadra, che comunque sta giocando ogni 3 giorni, è una cosa da non sottovalutare, però credo che devo fargli i complimenti, perché a livello fisico tutti hanno detto fino alla fine hanno dato sempre il massimo.